Ok, questo sta andando. Ok, allora ci troviamo a Partinico. Questa volta non siamo nella Pinacoteca, ma siamo all'esterno. Oggi turisti per caso, perché con il mio collega Mauro Nicolosi abbiamo deciso di fare questa passeggiata per andare in giro e riflettere un po' sul nostro territorio. Mauro, che ne pensi di questa passeggiata che andiamo a fare? Ci muoviamo con la macchina, sì, e osserviamo un po' la nostra Sicilia, la nostra, sì, bella Sicilia. Cioè, il panorama che si vede da qui è veramente bello dal punto di vista naturale, cromatico, la luce, è un panorama bellissimo. Mauro, tu hai una grande esperienza, tu hai insegnato fuori, hai insegnato prima in Spagna tu sei rimasto 7 anni, sì, e hai lavorato a Madrid, sì. Che esperienza hai fatto a Madrid? Cioè, facendo il paragone tra Madrid e tra la Spagna e l'Italia. Non è semplice fare questo paragone perché sono due realtà completamente diverse. Molti ritengono... Ci muoviamo intanto con la, sì, macchina. Molti ritengono che l'Italia e la Spagna siano simili, sì, ancora più simili l'Italia meridionale con la Spagna. Non è, sì, vero, la Spagna è una realtà in movimento, sì, dalla fine del franchismo, cioè dal 20 novembre del 75 in poi, quando comincia, sì, l'epoca cosiddetta della transizione. La Spagna non solo riconquista la democrazia, ma addirittura riconquista un posto privilegiato all'interno dell'Europa e successivamente della comunità e dell'Unione Europea. È un paese dove la qualità di vita è altissima, dove sarebbe inconcepibile anche nel profondo sud, cioè nell'Andalusia, sarebbe inconcepibile vedere scene come quelle che si vedono in questo momento qui, cioè sporcizia a sinistra, gente accampata a destra senza norme di sicurezza, bambini che possono in qualunque momento attraversare, avere dei problemi. La Spagna è un paese che è pieno per esempio di gitanos, loro gli zingari li chiamano così, sì, e prendiamolo da dentro, sì, 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 e non si assiste mai a queste scene incredibili dove ci si rende conto che la pubblica amministrazione manca totalmente, cioè qui non c'è nessuna vigilanza, non c'è nulla. Ma perché secondo te accade tutto questo in un paese facente parte dell'Europa, e l'Italia è uno dei paesi promotrici della nascita dell'Europa? Perché noi in fondo siamo stati insieme alla Francia e alla Germania, forse più l'Italia e la Francia a far nascere l'Europa. Ma indubbiamente duole dirlo, ma qui bisogna parlare di due Italie, che hanno tradizionalmente velocità diverse, sensibilità diverse, e già a partire dai cittadini. Io ho vissuto anche parecchi anni a Roma, a Firenze, a Viterbo, e certamente quello che si vede da noi, tradizionalmente si diceva un tempo dal Garigliano in giù, per, sì, indicare, sì, il fiume, sì, 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 quello che si vede nel meridione d'Italia è veramente qualcosa di inedito, cioè non ha nulla a che vedere con... L'Italia è un paese che ha due velocità, le ha sempre avute, è un paese dove la politica è stata spesso a servizio di se stessa, non del cittadino. Ora, non per usare un'espressione abusata, però questo un tempo era tipico del sud Italia, ora è tipico dell'intera Italia, cioè la quantità di scandali, di ruberie che noi abbiamo
nell'Italia tutta ormai è qualcosa di indicibile. Nel sud tutto questo comporta un degrado visibile che comincia da Napoli, che è una città meravigliosa, bellissima, una città che è stata capitale per tanti secoli e una delle principali capitali europee, e che è una città con i problemi che conosciamo, la stessa è Palermo. E nel nostro piccolo anche il territorio nel quale viviamo soffre gli stessi problemi. Ma una cosa che io non capisco, è una cosa stranissima: come mai la gente vive in una condizione disperata, perché qua manca il lavoro, manca la qualità di vita è bassissima, la gente continua a votare sempre le stesse persone. Questa è una domanda complicata, Gaetano. È complicata perché da noi determinati partiti, determinati schieramenti, bisogna distinguere il voto nazionale da quello amministrativo, vi sono motivazioni le più diverse. Da noi c'è una, non so se è prudente dirlo, ma c'è una forte tendenza ad un voto che un tempo si chiamava voto di scambio. Esatto. Non immaginare che oggi si scambi chissà che cosa. Oggi si scambiano solo speranze e promesse. Prendi il voto nazionale. Da noi il voto nazionale fu territorio depresso come il nostro economicamente, socialmente, eccetera. Se ti ricordi, in epoca della crisi della Prima Repubblica, il voto nazionale andò a quella che fu quel cartello elettorale che fu chiamato il centrodestra, sì, quindi berlusconismo, sì, sì, e Alleanza Nazionale di Fini, con tutta la carica di trasformismo. Si parlò di sdoganamento della destra, eccetera. Come mai si spiega? Come mai il voto andò? Da noi ci furono addirittura 61 collegi su 61. Perché in quell'occasione possiamo dire che il centrodestra riprese i contatti e i legami di quello che era il grosso del centro e della destra della Democrazia Cristiana e dei cosiddetti partiti laici minori. Ai tempi in cui ormai il CAF, se ti ricordi, Craxi, Fermano Andreotti aveva... Però scusami se ti interrompo, paradossalmente parlando, cioè sembra quasi strana questa cosa, allora noi per certi versi stavamo meglio quando stavamo peggio, e mi spiego meglio. Quella ruberia che c'era una volta, la politica, cioè quei politici di allora, erano dei politici che avevano una cultura enorme, per esempio sia nel bene e nel male, ma erano delle menti grossi, menti, infatti sì, anche queste menti si imponevano nella politica internazionale. Il problema qual è? Che noi stiamo vivendo una condizione politica oggi di superficialità, di ignoranza e non preparati. Cioè, è come se il posto, cioè andare a occupare una sedia, fare l'amministratore, è ormai diventato una certezza, perché già sanno che devono andare a rubare. Io non sarei così schematico, perché rischiamo di omettere alcune osservazioni. Allora, sì, se tu mi permetti, sì, voglio, sì, dirti questo. Con la crisi della cosiddetta Prima Repubblica va in crisi una classe politica che, si vuole o non si vuole, aveva fatto l'Italia quello che era diventata. Potenza, allora si parlava della sesta economica, lo ha fatto l'Italia grazie ad un grande impegno
politico, economico e sociale. Era un'Italia dove, e al di là delle analisi che poi successivamente in maniera maldestra e ridicola farà Berlusconi, era un'Italia dove agivano due grandi forze, la democrazia cristiana, forze popolari, sì, la democrazia cristiana che governava in un certo modo anche con una forte attenzione alle classi socialmente subalterne, e il Partito Comunista. Sì. Ora, questi due grossi partiti che erano all'opposizione, fino a quando poi non cominciò il problema del, diciamo, l'incontro Moro-Berlinguer, questi due partiti si controllavano a vicenda, cioè la Democrazia Cristiana o quella parte di Democrazia Cristiana che avrebbe potuto non tener conto dell'assetto sociale della Democrazia Cristiana non andava oltre determinati limiti perché c'era un forte controllo, credibile controllo da parte del Partito Comunista. Con la fine della Prima Repubblica, sono terminologie assolutamente inadatte, però le usiamo perché ormai con la fine della Prima Repubblica, in pratica che cosa è accaduto? È accaduto che ha vinto uno schieramento illiberale, perché la destra italiana non è mai stata una destra liberale, cioè tu non puoi pensare alla destra italiana come al gollismo francese o al tacerismo inglese o alla destra cristiano sociale tedesca. La destra italiana è stata una destra raffazzonata, dove abbiamo avuto un partito che prima si chiamava, se ti ricordi, Movimento Sociale, poi divenne Alleanza Nazionale, ebbe grande risonanza nel momento in cui Berlusconi lo, come si usa dire, ripeto la frase, lo sdoganò. L'altra cosa è la forza Berlusconi. Berlusconi governa questo paese direttamente o indirettamente per quasi 20 anni, ostacolato solo da una breve e tormentata esperienza che furono i governi Prodi, e Berlusconi governa sia dal punto di vista delle leggi che dal punto di vista del costume col voto di scambio, cioè governa con l'idea che si può fare man bassa dello Stato senza che questo comporti una fattura. Sono tante le ragioni per cui la gente vota. We'll be right back.